Comincio a salutare le persone convenute, buongiorno, e oggi continuiamo il nostro itinerario e affronteremo il ruolo giocato fra la banca, la committenza e la produzione artistica, e quindi il collezionismo, di due grandi banchieri collocati nel momento del Rinascimento, fra Firenze e Roma. Anzi, oggi sarà un italiano e un tedesco. Italiano prendiamo come esempio Bindo Altoviti, di un'illustre famiglia toscana, fiorentina, di banchieri, in concorrenza coi Medici. L'altro è uno dei nomi più illustri della banca europea del Rinascimento, ed è Jacob Fugger di Augsburg, di Augusta. E inizieremo con Bindo Altoviti. Se Bindo Altoviti è legato a Raffaello, a Jacopino del Conte, a Benvenuto Cellini e ad altri personaggi delle arti del nostro Rinascimento, Jacob Fugger non lo è da meno, perché si farà fare nella prima maturità un ritratto famosissimo, niente meno che da Albrecht Dürer. Quell'Albrecht Dürer che a cui ordinerà, non solo sarà sua ospite, ma ordinerà una pala per la chiesa dei tedeschi a Venezia, a Rialto. Questa pala venne lodata niente meno che da Giovanni Bellini, che conobbe, ricevette e valutò positivamente il lavoro di Dürer. Dürer venne due volte in Italia, ma adesso entreremo nel pieno della discussione e approfondirò questi argomenti. Partiamo da Bindo Altoviti. Vedete che io ho segnato gli estremi biografici. Nasce un anno prima della scoperta dell'America, che sarà purtroppo l'anno della morte del magnifico Lorenzo, 1492. Bindo Altoviti nasce nel 1491 e morirà dopo la metà del secolo, nel secolo seguente, 1557. Qui vedete il ritratto che Raffaello fece al giovane Bindo. Il padre di Bindo era un banchiere che purtroppo morì giovane, quando aveva sui 15 anni, poco più, lasciandolo orfano. Una cosa analoga si era presentata con i due fratelli Portinari, il cui padre collaborava con Cosimo il Vecchio. Lascerà i due ragazzi orfani che verranno educati e cresciuti da Cosimo, insieme a Lorenzo, al nipote Lorenzo. E uno lo invierà a Milano per fondare la Banca Medici di Milano e collaborare con Francesco Sforza, e sarà Pigello. L'altro lo manderà ad Anversa per i traffici internazionali del Banco Medici, e sarà Tommaso. Pigello si darà da fare, come abbiamo visto la settimana scorsa, per edificare, faccio solo l'esempio della Cappella Portinari, che prende nome da lui, capolavoro del Rinascimento lombardo e italiano, chiamando Michelozzo per l'architettura, Foppa per l'affrescatura e Giovanni di Balduccio della scuola dei Pisano per l'arca di San Pietro Martire. E risparmio gli altri edifici, a quello che fece poi Pigello. Ma Pigello fu ritratto inginocchiato davanti a San Pietro Martire in una foggia ancora gotica, e pare che non fosse una grande bellezza rispetto al fratello Tommaso, di cui abbiamo invece un ritratto famoso e splendido anche della sua giovinezza, della prima maturità, fatto dal
dal Memlin con la moglie, e con la moglie si farà ritrarre come committenti inginocchiati davanti a una Madonna in trono per un trittico che verrà inviato da Tommaso a Firenze, creando un subbuglio nell'ambito degli artisti fiorentini. No, e non era gente da poco, perché si muovevano un Botticelli, un ghirlandaio, un giovane Leonardo, un giovane Michelangelo. Voi capite che e fu il confronto, lo scontro, la suggestione della pittura fiamminga sulla pittura italiana, in modo particolare toscana, del periodo rinascimentale. Ma se dovessimo chiederci quali, a parte i ritratti importantissimi, che sono autoelogiativi, sono di presentazione, sono di autopubblicità, quali erano gli argomenti cardine, fondamentali, che dovevano raffigurare i pittori su committenza di banchieri? Se fate attenzione, erano prevalentemente argomenti di carattere sacro. E questo per un duplice motivo: per un motivo teologico e per un motivo che oserei dire politico. Il motivo teologico è: per far tanti soldi bisogna anche un po' sapersi muovere. Uso questo termine eufemistico per non dire rubare, speculare, e l'ho detto, è altro. Allora, la committenza di carattere religioso era finalizzata a coprire, per così dire, era un modo di chiedere perdono o misericordia, garantendosi la comprensione di Domine Dio e la protezione della Madonna, o di un santo, o di più santi. Vedete appunto le sacre conversazioni, il ruolo giocato dalle sacre conversazioni. In questo momento penso alla palla Martinengo, commissionata da un Martinengo che era un generale, un militare, all'otto, conservata ed esposta oggi dietro l'altare maggiore della chiesa di San Bartolomeo dei Domenicani a Bergamo. Ma potremmo anche stare in città, andare a San Bernardino, quello che ha fatto il Morone, e possiamo continuare. Mi viene in mente Pisanello in Sant'Anastasia, quello che resta di Pisanello lassù nel transetto destro di Sant'Anastasia. Chi raffigura? San Giorgio, la principessa, l'uccisione del drago, gli impiccati dietro, un paesaggio e una urbanistica fra il gotico internazionale e l'umanistico rinascimentale, che non compare ancora del tutto. Vedete ancora l'argomento di carattere religioso e politico. Perché? Perché dimostrava il potere, ovviamente fondato sull'alta finanza e sul possesso di ricchezze. E non è un caso che molti dei banchieri in Italia, ma in Europa, finirono per compromettersi, per giocarsi, per gestire la politica in prima persona. Basta il nome dei Medici. Basta il nome dei Medici. E se andiamo prima, qui siamo in una città che ha l'aggettivazione di scaligera. E chi erano questi scaligeri? Andiamo alle arche scaligere, opere d'arte. Ma da dove veniva la committenza? Da una politica che controllava anche le finanze. Perché quando
un banchiere padovano, figlio di un banchiere a sua volta, commissionò a Giotto l'affrescatura della cappella di famiglia costruita nell'area o accanto all'area dell'ex arena romana di Padova, e mi riferisco a Enrico Scrovegni, quando una della Scala, moglie di Bernabò Visconti a Milano, seppe di questo, mandò a dire ai suoi di Verona di avvisare Giotto in quel di Padova con Scrovegni che era richiesto dai Visconti a Milano. Perché? Perché Regina della Scala, sterile per molti anni, ottenne finalmente un figlio erede per il Visconti e come ex voto costruirà la chiesa di Santa Maria detta alla Scala, che purtroppo subì un incendio col palazzo visconteo di Milano, affrescato da Giotto, perché nel frattempo Giotto viene a Milano e affresca il palazzo dei Visconti, sull'area dell'attuale palazzo reale di Milano, ma affresca anche qualcosa di Santa Maria alla Scala. E il Giottino, uno della sua scuola, va ad affrescare la cupola dei monaci cistercensi a Chiaravalle. E Giusto dei Menabuoi, che aveva appena affrescato il battistero della cattedrale di Padova, affrescherà il presbiterio dell'abbazia di Viboldone degli Umiliati, ricchi mercanti di lana che trafficarono non solo i panni ma anche i capitali d'accordo coi medici, e panni e capitali passavano le Alpi dietro Milano. Nel 700 un incendio distruggerà Palazzo Reale, addio gli affreschi di Giotto. È rimasto qualcosa nella cappella palatina di San Gottardo in Corte, dove 2 anni fa andò la signora Gasdia, riconfermata sovrintendente dell'arena, a presentare quello che era stato fatto in città e all'arena nel periodo della pandemia. E chi usciva da San Gottardo in Corte vedeva sulla parete di fondo, che è stata, che è chiusa perché è tutta affrescata, di un affresco giottesco, di quello che resta di tutti gli affreschi andati perduti nel Settecento. Ci sono i Visconti. E in quella chiesa, la Cappella Palatina, c'è ancora l'arca di Bernabò Visconti. E così andò distrutto Santa Maria della Scala. Milano apparteneva all'Austria e Maria Teresa diede ordine all'architetto imperiale regio Giuseppe Permiarini di costruire sull'area del Palazzo dei Visconti, che guarda caso confina con l'arcivescovado. I Visconti cominciano la loro storia a Milano con un arcivescovo, Giovanni Visconti, che nel 1267 vince in battaglia i Torriani, Napo della Torre, via Torriani è una via della mia zona, io abito in zona Venezia, zona 3, fra la stazione centrale, Loreto e i bastioni di Porta Venezia. E torniamo al Palazzo Reale e sull'area di Santa Maria alla Scala l'Imperial Regio Teatro, che prese il nome alla Scala, perché è stato edificato dal Piemarin sull'area occupata da Santa Maria la Scala. Il titolo non andò perduto, perché la chiesa di San Fedele, ufficiata dai Gesuiti oggi a Milano, si chiama Santa Maria della Scala in San Fedele, e il coro, gli stalli del coro di San Fedele, ufficiata dai Gesuiti, chiamati da San Carlo, e la chiesa costruita dall'architetto di San Carlo, il pellegrino Cibaldi. Vedete come le cose continuano nei secoli? Ha mantenuto il titolo di una chiesa che non c'è più, perché sull'area di questa chiesa c'è il teatro alla Scala. Ma a piedi, neanche in 5 minuti, ci si trasferisce dalla Scala a San Fedele. Chi sta alla fiancata, fuori San Fedele vede la Scala, e chi sta fuori della Scala vede San Fedele. Vedete? Arte, vita religiosa, committenza architettonica, committenza
di affreschi, quindi pittorica, risparmia poi le sculture. Se noi torniamo a Bindo Altoviti, noi vediamo che una volta succeduto al padre nella gestione della banca, il padre fece affari perché ci fu un matrimonio con una nipote di Innocenzo VIII Cibo. Siamo dei papi della fine del 400 che finiranno con Alessandro VI Borgia e poi con Giulio II della Rovere e Leone X Medici. Siamo proprio nel fulgore del Rinascimento dal punto di vista artistico, umanistico. Dal punto di vista religioso è un momento di grave crisi nella Chiesa. Ovviamente la Chiesa Cattolica Romana e la Curia Pontificia fanno affari e possono farli grazie ai prestiti di questi grandi banchieri. Gli Altoviti sono i banchieri del Papa. Il ruolo del padre lo assume Bindo, al punto tale che dopo questo ritratto da giovane, quando passerà nella maturità, Gerolamo da Carpi lo affrescherà, più che affrescherà, lo dipingerà, lo ritrarrà in questa pala che vedete, è lui che indica alla sua sinistra un personaggio che rappresenta la fortezza, ma la fortezza abbracciata a una colonna in un paesaggio tempestoso e intorno c'è un mare in burrasca, a simboleggiare la fatica che ha dovuto sostenere per gli intrighi che arrivavano e nella corte pontificia, ma soprattutto da Firenze e dai Medici e soprattutto dalle ultime generazioni dei Medici. Non siamo più all'epoca di Cosimo o di Piero o di Lorenzo, siamo ormai arrivati all'epoca di Cosimo I, che otterrà poi dal Papa il titolo Granducale, che rimarrà fino alla conquista del Granducato da parte dei piemontesi nel Risorgimento, quando si tratterà di unificare questi stati che componevano quell'espressione geografica che da sempre è l'Italia, come la definì il Kaiser Chancellor Clemens von Metternich. La prova, guardate, lui incaricherà di farsi un ritratto e una medaglia, leggete Bind Altoviti, lui col copricapo tipo Camauro del Papa. Non dimenticate questo tipo di copricapo, lo vedremo in testa a Jacob Fugger dipinto da Dürer. Fronte e retro della stessa medaglia. Avete visto la fortezza che si è per così dire attaccata dalle intemperie per rappresentare simbolicamente gli attacchi ripetuti per una vita da parte dei nemici o dei concorrenti della famiglia Altoviti. Non solo, quando poi morirà, cioè Bindo Altoviti resterà a Roma e ci sarà una successione dei Medici a Firenze, Bindo Altoviti parteggerà per coloro che erano contro i Medici in modo esplicito e otterrà come ringraziamento da Cosimo I una specie di condanna a morte in contumacia. La famiglia venne espropriata di tutti i beni in città e in Toscana e nonostante Cosimo I chiedesse al Papa Giulio III di riconsegnargli Bindo, il Papa si guardò bene di accontentare Cosimo I e
successe per Bindo una soluzione fortunosa, perché quando salì al papato Paolo III Farnese, ci fu come una resurrezione della Banca Altoviti. E qui vediamo la prova anche nel ritratto in un busto, qui la terracotta, e qui è il bronzo che Benvenuto Cellini, basta fare il nome, realizzerà per Bindo Altoviti. Quindi non solo la moneta che abbiamo visto, ma anche il busto. E abbiamo conservato in musei differenti sia la preparazione in terracotta che la fusione in bronzo. Tutti voi conoscete l'opera di Benvenuto Cellini. Se siete stati a Firenze avrete ammirato sotto la loggia della Signoria il bel capolavoro che è il Perseo. Più avanti negli anni non morirà vecchio, morirà non ancora sessantenne, ma allora la vita era più corta che non oggi. E guardate la raffigurazione di lui nell'eleganza del collo di pelliccia, della giacca, operata da Gerolamo da Carpi. Ancora presento lo stemma degli Altoviti, che è un cane rampante, che lo ritroviamo qui al centro di una ceramica. Perché? Perché vedete il riferimento al matrimonio con una nipote del Papa, e avete il triregno con le due chiavi e il cane rampante degli Altoviti. Stemma che ritorna ancora in questo altro, ormai inquartato, perché tutti gli altri riferimenti rappresentano i successivi matrimoni che caratterizzeranno la storia della famiglia Altoviti. Penso che possa bastare di Altoviti tutta questa documentazione. E adesso noi invece passiamo a soffermarci su un altro grande banchiere, l'ho accennato prima, ed è Jacob Fugger. Jacob Fugger nasce prima di Bindo Altoviti, nasce nel 1459 ad Augsburg, ad Augusta, e morirà nel 1525. Non muoiono vecchi, sì, un'età anziana, ma non in una vecchiaia. Partiamo come abbiamo fatto con gli Altoviti, con lo stemma. Ecco lo stemma dei Fugger. Abbiamo due gigli, uno azzurro in campo dorato e uno dorato in campo azzurro. Vedete che ci sono due leoni rampanti che sostengono uno scudo su cui campeggia a sua volta un elmo. Vi dicevo che questo membro della famiglia Fugger verrà mandato giovane, ancora giovane, nasce nel 59, ma verrà mandato a Venezia, dove rimarrà quasi 20 anni, al fondaco dei tedeschi. E morto il padre, diventerà lui il gestore della banca Fugger, trasferendosi però da Venezia, dal fondaco dei tedeschi, ad Augsburg. Noi stiamo guardando in questo momento sulla diapositiva, sulla proiezione, il fondaco dei tedeschi dalle prigioni che avremmo alle spalle. Alla nostra destra c'è Rialto, c'è il ponte di Rialto. Quindi chi passa il ponte di Rialto per andare a San Marco, ecco, poniamo sull'itinerario che dalla stazione porta a San Marco, tanto per intenderci, vede il fondaco dei tedeschi. Questa fotografia
riproduce il fondello non ancora restaurato, è stato ultimamente restaurato e al suo centro c'è un tipo rinascente, tutta aperta, ed è bellissimo, chi si mette di me è stato ed è salito, si è reso conto di cosa era e di cosa può ancora essere l'edificio, lo spazio del fondaco, o fontego, come dicono i veneziani, dei tedeschi. E lì, dal Medioevo, attraversato il Rinascimento, fino all'esaurirsi della potenza internazionale di Venezia. Ebbene, qui risiedette il giovane Jacob per farsi le ossa da mercante e da banchiere. Poi, era già superato i 30 anni, sui 36 anni, torna ad Augusta. Il grande Albrecht Dürer di Norimberga scenderà due volte in Italia e soprattutto due volte a Venezia. La prima volta nel 1494-1495. La seconda volta, e sarà il primo viaggio, sarà veramente una confidenza, un prendere confidenza con l'alta cultura veneziana, soprattutto con la pittura. Ma fu la seconda venuta che ormai portò, voi sapete che Dürer fino al 500 risente ancora dell'influsso di stile gotico proprio dei paesi mitteleuropei d'oltralpe. L'umanesimo è nato in Italia, a Firenze, fra Firenze e Roma, ed è stato lentamente esportato in Italia. Milano, che era Milano ed è ancora Milano, rimase gotica fino alla metà del Cinquecento. La stessa Certosa di Pavia, che è fatta fra 300 e 400, è ancora molto gotica, c'è un gotico internazionale, c'è una forza di espressione che sembra quasi anticipare il barocco più che la linearità classica del rinascimento architettonico, pittorico, scultoreo che noi vediamo a Firenze. A Firenze l'abbiamo mutuato da Roma. Allora, la seconda volta, e siamo già nel 505 per Dürer, la lezione veneziana lo aveva provocato, lo aveva fatto mettere in contatto e aveva fatto con l'arte italiana, veneziana in particolare, e gli aveva fatto mettere in discussione la resa delle sue opere d'arte. Non è un caso che se voi analizzate le firme apposte da Dürer sulla grafica, fino al 1498-99 la firma famosa di Dürer, che è una A maiuscola, come se fosse uno sgabello, con la barra centrale e al cui interno c'è una D. Cioè, se riesce, ma no, io non l'ho messo, se lo trova, ecco, la firma di Albrecht Dürer, fino al 490, è ancora gotica. Si vede ancora lo smus dal 500 in poi, è di un geometrismo allo stile razionalista del Novecento. Faccio un salto mortale e anche una provocazione. Si sente che era venuto non a bagnare i panni in Arno, ma a bagnare i panni in laguna, è il caso di dire di Dürer. Ecco, esatto, aspetta. Allora, no, quella è del 400, questa è del 500, ci sono queste. Un attimo, è così che mostriamo anche questo. Comincia. La scrittura è ancora gotica. La scrittura di Dürer, da Venezia, scrive al suo amico e finanziatore e mecenate Willibald Pirkheimer, un giurista laureatosi a Padova,
e amministratore di Norimberga, a cui fece un ritratto a olio, a cui fece un ritratto in incisione, Willibald Pirkheimer, come lo fa? Lo farà a Erasmo. Vedete? Ecco, questa è la film, guardate la scrittura di Dürer, è ancora una scrittura gotica, guardate anche qui sotto, si riesce a leggere Albrecht Dürer, c'è la data, 1506, vedete? Questa è ancora la firma, è ferma, scende un pochino, giù, basta. Questa è la firma di Dürer, ancora quattrocentesca, questa e questa. Questa è già del 500. Diventa anche un elemento di datazione dell'opera d'arte firmata dal grande artista. Nel 1505 decide di scendere per la seconda volta a Venezia. Si fa finanziare da Willibald Pirkheimer, passa per Augsburg, è ospite dei Fugger, soprattutto di Jacob. E Jacob commissiona a Dürer la Madonna del Rosario, che è una grande sacra conversazione, per la chiesa di San Bartolomeo a Rialto dei tedeschi. Non solo avevano il fondaco, avevano anche la chiesa officiata per loro, a Rialto. Ho appena detto che qui, alla destra, guarda, c'è il ponte di Rialto. Prova a prendere, per favore. Io ho assemblato molte fotografie, ma non ho potuto fare tutto perché diventa una cosa, diventavano. Metta ponte di Rialto, fondaco e ponte di Rialto. Prova a vedere se esce, così lo vediamo immediatamente. Può darsi che ci sia anche una fotografia del fondaco restaurato. Chi di voi ha visto il fondaco restaurato? Anche io alzo la mano. È vero o no? Certo. Ecco, riuscite a vedere? Cosa succede? Ecco, avete visto? Lo vedete? È a Rialto. I tedeschi avevano una posizione ottima per far commercio, per fare finanza, e alta finanza. E chi di voi è sceso dal ponte di Rialto avrà visto proprio la targa Fontego dei Tedeschi sulla sinistra, e poi continua verso San Marco. Quindi, fatto? Mi metta la Madonna del Rosario, per favore. Guardate il capolavoro. Questo è un autentico capolavoro. Vedete il Papa, può ingrandirlo un po', grazie. Vedete il Papa inginocchiato con l'imperatore, la Madonna in corona Massimiliano e Gesù in corona il Papa. E il Papa ha deposto la tiara giù, al centro c'è un angelo musicante, a sinistra della Madonna, scusate, a destra della Madonna c'è San Domenico di Guzman, il fondatore dei Domenicani, con in mano il cimbro. Poi c'è anche il patriarca di Venezia, che lo vedete, il primo dietro, è colui a cui San Domenico mette una corona in testa. E voi sapete che il patriarca, anche se non è cardinale, veste di rosso. L'attuale patriarca non è cardinale, ma veste di rosso come un cardinale, come l'arcivescovo di Salisburgo, perché l'arcivescovo di Salisburgo è primas Germania, primate di Germania, e l'arcivescovo il patriarca di Venezia era, per così dire, anche di un primate che ha ereditato poi il titolo dell'arcivescovo di Aquileia, perché la città, la più importante era Aquileia.
vedete sulla strema destra appoggiato, appoggiato all'albero, Albrecht Dürer autoritrattosi con in mano il foglio che è la data 1506, perché gli era commissionato nel 5, nella primavera del 5, lui della primavera del 5 all'inverno del 6 sta a Venezia, doveva consegnarlo entro maggio, perché il maggio è il mese della Madonna, non ce la fece, lo consegnerà dopo l'estate in settembre. Purtroppo questa pala non è più a Venezia. Perché? Perché quando lo seppe Massimiliano se ne impossessò, per così dire, e andò, passò per Vienna. Ma quando Massimiliano II e Rodolfo II trasferirono la sede da Vienna a Praga, si portarono appresso la Madonna del Rosario, la Madonna del Rosario di Dürer. E oggi chi la vuole ammirare de visu deve andare alla Narodnej Galerii di Praga. È tutto un discorso, guardate il paesaggio dietro che sta fra il paesaggio alpino e il paesaggio tedesco, il paesaggio alpino che si vede risalendo, famosa è l'incisione di Arco di Trento, che lui ha visto scendendo dal Brennero, perché la strada ufficiale era il Brennero, e lo è ancora per molti aspetti, pensate all'autostrada del Brennero, anche se prima del Brennero o accanto al Brennero era il passo Resia che obbligava poi al percorso della Val Venosta fino a Merano, da Merano a Bolzano e poi si scendeva a Trento, che era sede di, come Bressanone, non Bolzano, Bressanone e Trento erano sede di principi vescovi. L'ultimo a essere principe vescovo è stato, non mi ricordo il nome, non Monsignor Gottardi, il predecessore di Monsignor Gottardi, quindi fino a, agli inizi, fino agli anni 50 c'era ancora il titolo di principe vescovo. Pensate che io ho una casa sopra Bellagio, in un borgo che apparteneva come feudo personale all'abate di Sant'Ambrogio, insieme a Limonte, che è un paese giù sul lago, il lago di Lecco, e insieme a Campione d'Italia, la città del Casinò. Ebbene, l'abate di Sant'Ambrogio, io ho conosciuto l'ultimo abate di Sant'Ambrogio, conte di Civenna, Limonta e Campione. Come quando ero piccolo io, forse anche qualcuno di voi, l'arcivescovo di Trento era ancora Prince Erzbischof, principe arcivescovo. Professore, quindi il patriarca di Venezia vestito con la, col rosso che non è porpora, ma è il rosso tipico del patriarca di Venezia. Poi guardate la fantasmagoria dei colori, gli angeli, le teste di angeli, la Madonna incoronata da due angeli, questa pala famosa, vedete che non, di gotico sì, c'è ancora qualche residuo di durezza nell'espressione delle figure, ma guardate la fantasmagoria dei colori, il paesaggio, i volti, e Dürer ha non solo imparato, ma si è dimostrato veramente il grande artista che aveva assimilato l'umanesimo del nostro Rinascimento. Professore, scusi. Prego. Da dove veniva il potere politico? Come? Al Papa? Da dove veniva il potere forte politico che aveva il Papa? Chi ce l'aveva? Aveva? Da dove veniva il potere? Il potere politico del Papa nasce dalla donazione di Costantino. La tradizione vuole che Costantino fu guarito dalla lebbra da Papa Silvestro I, da San Silvestro I. Lo dice anche Dante, dentro Siratti a guarir di sua lebbra, il Monte Soratte, che si vede da Roma, o lo si vede meglio ancora dalla villa farnese di Caprarola, da Caprarola giù verso Roma. E Soratte era il monte di cui parla anche Orazio, videsut alta stednive candidum soracte neciam susteneantonus siluela borantes geluque flumina constiterint acuto. È una visione del paesaggio invernale, per cui anche i fiumi si sono rappresi nel ghiaccio, flumina constiterint acuto. Ma guardando tutto
verso il, da Roma verso il Soratte, che va giù, va su verso la Sabina. Ebbene, dopo essere stato guarito dalla lebbra da Papa Silvestro, cosa fa Costantino? Emette la cosiddetta donazione, gli lascia in eredità la gestione, che è di fatto amministrativa e politica, di Roma e del territorio circostante. Caduto l'impero, questo territorio circostante si amplierà a tutto il Lazio e costituirà il fondamento e l'inizio dello Stato della Chiesa. Quando nel 1400 Lorenzo Valla viene nominato da Sisto IV della Rovere prefetto della Biblioteca Vaticana, da poco fondata, c'è un bellissimo ritratto di Merozzo da Forlì che vede inginocchiato davanti a Sisto IV e ai suoi nipoti cardinali e prelati il Platina, che riceve la bolla di nomina di bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ancora un titolo portato da un cardinale oggi. Il Platina si mette subito a lavorare, va ad analizzare i codici e i documenti, le pergamene, e si imbatte nella donazione di Costantino. Analizza la scrittura, la tipologia della scrittura, e dice: ma questo è un falso. Questo modello di scrittura è del IX secolo, dell'età di Carlo Magno, come può essere del IV secolo? E scrive: de falso credita e tementita Costantini donazione declaratio, dichiarazione sulla donazione di Costantino falsamente creduta e dichiarata. È caduto lo Stato Pontificio? Bisogna aspettare i bersaglieri il 20 settembre del 1870 perché crolli lo Stato Pontificio, e non è ancora caduto del tutto, perché con il concordato del 29, seppur riveduto e corretto nell'83, il Papa è ancora capo di uno Stato ridotto ai minimi termini che si chiama Città del Vaticano. Lo capisci? E quindi la gestione politica della Chiesa a partire dal Papa, e che poi ha contagiato anche i vari vescovi dei vari contesti europei, parte dal IV secolo, meglio, parte dal crollo dell'impero romano. E c'è anche un motivo che giustifica. Dopo il crollo dell'impero romano era tutto un subbuglio. L'unica istituzione capace di governare, già per un'esperienza di 300 anni, seppur a livello spirituale ma sociologicamente importante, era la Chiesa Cattolica Romana e la sede del Vescovo di Roma. Quindi c'è stata una forma di usurpazione, ma anche di supplenza all'assenza di un potere che la Chiesa ha gestito da un punto di vista storico e culturale pro bono della politica, ma anche pro bono sui. Per cui il Papa, il potere, ecco, hanno caratterizzato alla fine 2000 anni circa di storia dell'Occidente e dell'Italia in particolare e dell'Europa fino alla Riforma. La Riforma è arrivata anche per superare questa contraddizione. Io purtroppo non sento, sì, o lei parla al microfono, dire, altrimenti mi deve essere... Aspetta, scusa. Aspetta un attimo, oppure lo dica a Surcalme. Sì, sì. Volevo dire, l'episodio e le conseguenze dell'episodio dell'auriga di Tessalonica. Dell'auriga di Tessalonica, che fu arrestato dal legato romano, che a sua volta poi venne ucciso, e l'imperatore fece uccidere, fece radunare in Tessalonica tutta la popolazione, fece sterminare. Dopodiché andò, era a Milano, capitato a Sant'Ambrogio, e Sant'Ambrogio gli disse: non entri in chiesa. Ma questa è un'altra cosa. Sì, era primato comunque. Questo non ha niente a che fare con la condizione di Costantino.
mentre in Tessalonica c'è una cosa invece che lei avrebbe dovuto dire, che nel 313 Costantino emette quello che viene conosciuto come Editto di Milano, che non è un editto ma è una risposta a Licinio che sta in Oriente e deve risolvere dei problemi con i cristiani. E Costantino con questo documento, detto Editto di Milano, riconosce ufficialmente che il cristianesimo stia insieme alle altre forme di religione. Quello che invece ha condizionato quella che sarebbe poi stata definita la donazione di Costantino è l'editto di Tessalonica del 381, quindi 50 anni dopo, emanato da Teodosio, che ingiunge a tutti gli abitanti dell'impero di professare come unica religione il cristianesimo nella confessione cattolico-romana. Vedete che ci stiamo già orientando a una forma di assolutismo religioso che poi verrà messo in atto dal crollo dell'impero romano in poi, fabbricando quel falso in età carolingia che va sotto il nome di editto di donazione di Costantino. È chiaro? Sì, io mi riferivo alla preminenza che in quel caso Sant'Ambrogio volle mettere dicendo che prima non mi perdoni, e poi vengono i re. Carmen, prenda per favore il microfono. Dovete essere in sintonia con quello che sto dicendo, mi spiace. Quello che lei ha detto è parte della storia del cristianesimo antico legato a Sant'Ambrogio, a Teodosio, cioè al IV secolo, ma non ha propriamente a che fare con la donazione di Costantino e con la domanda che mi era stata fatta da quando inizia la gestione diretta della politica da parte. Ecco, questo è un altro discorso, è un discorso di pluralismo religioso già combattuto, già presente. La distruzione della sinagoga di Tessalonica, non è di Tessalonica, la distruzione di Callinico, la distruzione della sinagoga di Callinico, operata da Teodosio, viene condannata da Ambrogio perché Teodosio poi ordina a coloro che hanno distrutto la sinagoga di ricostruirla. E Sant'Ambrogio dice a Teodosio: no, non deve, siamo già agli inizi di un'assolutizzazione, ma bisogna dire questo, scusi, siamo già agli inizi di un'assolutizzazione del cristianesimo che verrà sancito in modo falso dalla donazione di Costantino in età carolingia. Perché? Perché ci sarà subito la competizione fra il risorto impero romano sotto forma di sacro e il potere gestito ormai dal IV secolo al 9, a 500 anni dalla Chiesa romana. È chiaro questo? Comunque chiudiamo la parentesi e torniamo a Dürer. Stavamo analizzando questa mirabile tela che oggi si trova purtroppo a Praga, non è più a Venezia, nel San Bartolomeo di Rialto. Io ho avuto l'ingenuità, così ho voluto tornare a San Bartolomeo a vedere cos'è rimasto. È una chiesa vicina, comoda, ma quando sono entrato io avevo negli occhi questa pala e in San Bartolomeo non c'è più qualcosa che possa eguagliare o competere con questa pala. Però c'è ancora San Bartolomeo Oriente, che di voi ha occasione di andare a Venezia, di passare e fare la passeggiata a piedi, di varcare poi tutto il Canal Grande sul ponte e di fermarsi in San Bartolomeo, vedrà, entrerà in questa ottica, in questa aura. Mentre Dürer, ecco, all'imperatore rilascerà questo splendido ritratto ufficiale. Vedete l'aquila bicipite e vedete il ritratto inconfondibile di Massimiliano, con in mano una melograna morsicata. E qui c'è tutta la simbologia del rosso, della melograna, della forma. Siamo nell'epoca in cui succede Carlo V come
Sacro Romano Imperatore. E Carlo V, eccolo qui, in un ritratto che Fiammingo, vedete, identificabile perché il prognatismo che presenta qui da giovane lo ripresenterà quando verrà ritratto a cavallo, verrà ritratto a cavallo anche dal Tiziano. Questo invece è un'Atena di carattere storicistico tedesco del 1866 di Hans Becker. Si trova a Berlino in una delle gallerie dei musei di Berlino e raffigura Fugger che brucia il contratto di prestito davanti a Carlo V. È una scena inventata, non è mai avvenuta. Però vedete come, vedete che c'è anche un cardinale dietro Carlo V con questo grande cane tipico. E il Fugger, ormai invecchiato, ma vestito coi panni, oserei dire, curiali, mostra il contratto gettato sul fuoco, nelle fiamme del camino. Andiamo avanti. Qui è, purtroppo è piccola, è il ritratto di Jakob Fugger e della moglie. Siamo ancora in Germania, siamo ancora nello stile tedesco, nello stile di impronta gotica, come è in quest'altro. Vi avevo fatto notare il copricapo di Bindo Altoviti sulla medaglia. Lo vedete che ricorre? Ricorre in testa a Jakob Fugger. E se si riesce a malapena leggere, vedete che c'è scritto Herr Jakob Fugger. Lo vedete in alto? Mentre a destra Frau Sibilla, eccetera, la moglie. Hanno i due scudi, lo scudo di famiglia Fugger, da cui siamo partiti, e lo scudo di famiglia della moglie. Vedete quindi il ruolo che in questo caso l'arte, non più in senso religioso, ma in senso civile, sociale o politico, svolge nel ritrarre due personaggi che di fatto sono due personaggi di potere, non solo di Augusta, ma della Germania del Cinquecento. E scendiamo e entriamo nella Fuggerei di Augsburg. Grande merito di Jakob Fugger fu quello di costruire come un villaggio ad Augusta, che prenderà nome da lui, per affittare a prezzi popolari case, appartamenti, e non solo a suoi dipendenti, ma agli abitanti poveri di Augsburg, con la clausola che loro dovessero ogni giorno recitare una preghiera e per i vivi e per i defunti di casa Fugger. Cosa che continua a tutt'oggi. Purtroppo qui c'è un altro ritratto sempre di Jakob Fugger che mi è venuto piccolissimo. Passiamo invece a un altro, vedete in fondo i campanili della cattedrale. Queste case risalgono al Cinquecento. Quindi pensate alla modernità e anche all'atto di mecenatismo e diremmo anche di carità, di squisita carità che seppe compiere Jakob Fugger. Di lui abbiamo un busto, ma vedete sempre col copricapo tipico ormai quasi fossilizzato, in uno dei giardini della Fuggerei, e si legge Jakob Fugger genannt der Reiche, il ricco. E vedete la data che vi ho ricordato all'inizio, 1459-1525. Quindi vive tra il pontificato di Giulio II e il pontificato di Leone X. Recentemente è stato emesso un francobollo dalla Deutsche Bundespost con
il suo ritratto di profilo, la data di nascita, il nome Jakob Fugger der Reiche, e ecco la novità che dobbiamo sottolineare: in alto a sinistra, in campo nero al centro, sopra la fronte o accanto alla fronte di Jakob, cosa c'è? C'è un tridente che era il simbolo del sigillo di casa Fugger. Adesso vedremo dove lo si dovrà ritrovare. Purtroppo ho ancora una piccola, è un altro ritratto di Jakob, ma gli è venuto. Ecco, qui siamo invece un'incisione, vedete quel copricapo tipico e il pelo e il collo di pelliccia. E adesso arriviamo su documenti interessantissimi. Perché? Perché vediamo ancora il profilo di Jakob in una moneta del 1518 e si legge da sinistra a destra Jakob Fugger Augustanus ottavo anno e poi c'è die tertio 1518, e qui abbiamo il profilo. Nell'altra, ecco, abbiamo il profilo, la leggenda col nome, e sul verso abbiamo due personaggi della mitologia, un Nettuno sulla destra. Cosa impugna il Nettuno? Il tridente. Abbiamo visto sul bollo poc'anzi il tridente, lo vedete? Lo vedete il tridente? Lo ritroveremo ancora. Torniamo sul... Ecco. Quindi due personaggi nei marosi. E poi c'è la firma dell'autore. Vedete che c'è un H e c'è una S nella barra dell'H. Io penso a una delle firme famose di questi artisti, ad Hans Baldung Green, che vive nell'ambito di fra Norimberga e Monaco. E qui siamo appunto in un contesto analogo. Questo è un fratello minore di Jakob. In che stile? Non nello stile gotico tedesco, nello stile veneziano. E infatti questo Jörg Fugger, il fratello, uno dei fratelli minori di Jakob, avrà questo ritratto di scuola belliniana. Ho voluto adesso appaiare i ritratti dei due personaggi, dei due banchieri, dei due mecenati, dei due committenti, dei due collezionisti di cui ci occupiamo oggi, Bindo Altoviti e Jakob Fugger. A sinistra rivediamo il ritratto di Bindo Altoviti, è fra il 12 o il 15, vedete che c'è scritto circa, ma non si trova in Italia, è finita per passaggi vari alla National Gallery of Art di Washington, mentre il ritratto di Jakob Fugger del 1520 circa di Dürer si trova nella Stadtgalerie di Augsburg, ed è il ritratto da cui siamo partiti. Lui nella piena maturità ha vestito con eleganza che solo un banchiere poteva permettersi. Questo è il Damenhof della Fuggerei di Augsburg, cioè il cortile, la corte delle dame della Fuggerei. Notate soltanto gli archi. Non c'è più il sesto acuto, c'è il tutto sesto, il che vuol dire che il modello architettonico viene dall'Italia. Ed è appunto ancora oggi, vedete, è una fotografia di oggi, non è una fotografia di ieri. Adesso ci spostiamo dalla Fuggerei e da un cortile elegante dedicato alle signore alla cappella di famiglia dei Fugger nella chiesa, mi pare, di San Sebastiano ad Augusta.
Guardate il fondo, guardate l'altare, la collocazione dell'organo, guardate la balaustra e le quattro, l'abside è appena appena curva per ospitare quattro bassorilievi, separati da paraste. Qui lo vediamo un po' più da vicino, forse in un modo un po' più nitido. La balaustra, l'altare, le sculture sull'altare, i quattro bassorilievi absidali rinviano necessariamente a un modello architettonico italiano. È l'arrivo del modello architettonico italiano del Rinascimento in Germania, portato da Jakob Fugger. Le sculture sull'altare, appena appena retro l'altare, come i tre bassorilievi, ma soprattutto le sculture, hanno ancora un che di sapore gotico, se ci fate caso. Ma i corpi e i visi sono ormai pienamente di tipo rinascimentale. Anche questa è committenza di Jakob Fugger. Vediamo invece solamente i quattro bassorilievi dell'abside. Ci sono scene di carattere sacro, la risurrezione, vedete nel secondo c'è la risurrezione, nel terzo non riesco a vedere bene, riesce la deposizione. Com'è? Sembrerebbe la deposizione, sì, esatto. È la deposizione e la risurrezione. Quindi la morte come uomo, la risurrezione come Dio. Praticamente stiamo toccando il cardine della dottrina fondamentale del cristianesimo: unità e trinità di Dio, incarnazione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Ecco qui, effigiate nei due bassorilievi dell'abside della cappella Fugger. Ingrandisca più che può. Questa è la lastra tombale. Lì nel presbiterio che abbiamo appena visto, ecco, su questo pavimento, ecco, eccola qui, la vedete? Riuscite a vedere? No, torni indietro. Ecco, la vedete? Questa, su questa lastra tombale, purtroppo mi è venuta piccola, la ingrandisco un po' per favore, Sor Carmen. Riesce? Ecco, allora si legge, provo a vedere di ingrandirla anch'io, si legge. Grab, no? Non riesco, io non riesco, non me la puoi ingrandire per favore? Non si riesce? Beh, comunque, ecco. Ecco, sì, esatto. Eingang zur Gruft des Jakob Fugger, seiner Bruder Georg, quello che abbiamo visto effigiato in scuola veneziana, Ulrich und Neffen Raimund Hieronymus, e poi riposa in pace. È l'ingresso, poi c'è una scala che porta sotto, alla cripta, possiamo dire, di Jakob Fugger, dei suoi fratelli Giorgio e Ulrico e dei nipoti Raimondo, vedete, morto successivamente nel 35 e nel 38, e Gerolamo. Riposino in pace. Guardate lo stile dei caratteri, delle lettere di queste iscrizioni. Sono i caratteri capitali dell'elegante latina dell'impero recuperata dagli umanisti fra 4 e 500 e portata tale quale ad Augusta sulla lastra tombale di discesa alle tombe dei Fugger. C'è un palazzo Fugger anche a Trento. Questo che vedete è un palazzo Fugger, l'avevo segnato, dove, aspetta, l'avevo segnato, perché non solo è il nome
non solo il nome di Fugger, mi spiace, ho un vuoto, È comunque un palazzo dei Fugger anche a Trento, e non è un caso che sia rimasto, se non tutto dei Fugger, anche di... Grazie, sono caro. L'altro cognome è Galasso, Fugger Galasso, ed è al centro della città di Trento. La presenza di questo palazzo vi dice quanto fu importante il ruolo giocato dai Fugger nel nostro paese, e soprattutto a Roma, col Papa. Guardate questa moneta. Questa moneta è di Giulio II. Come? Grazie. Leggete da destra a sinistra. Iulius Secundus Pontifex Maximus. L'avete letta con me? Giulio II della Roma, Pontefice Massimo. Analizzate bene la moneta, il conio. Andiamo nel, questo è il retto, andiamo nel verso, il retro. Si legge Fidel, dopo Roma, in basso c'è i due santi, e San Cristoforo, se non sbaglio. Sono due santi, in questo momento ho un vuoto. Leggete sotto Roma, ma accanto a Roma cosa vedete? Il tridente dei Fugger. Ma come? Su una moneta del Papa c'è il sigillo di una banca straniera? Certo, chiesto e ottenuto di mettere il tridente sul conio della moneta pontificia. E infatti... qui c'è vere fidei sulla destra, non riesco, luminaria vera fidei, vere fidei, le luci, i luminari della vera fede. Roma, ma accanto a Roma e sotto la caduta del mantello vedete il tridente con quella specie di chiodo sulla destra che lo conficca. Lo vediamo meglio nelle monete d'oro. Ma qui il Papa non è più Giulio II, è il figlio del magnifico Lorenzo, è Leone X Medici. Leo sulla sinistra, vedete il profilo, Leo Decimus Pontifex Maximus, e sul verso i tre re magi a cavallo, Lux Vera in Tenebris, luce, la luce vera brilla nelle tenebre, e sotto Roma, ma fra la O e la M, il tridente dei Fugger. E ancora in queste altre, ancora Leone X, però c'è Pacem meam do vobis, è l'apparizione di Gesù risorto ai discepoli a cui dà la pace, vi do la mia pace, e sotto Roma, ma ancora tra la O e la M, il tridente dei Fugger, monete d'oro e monete d'argento. E concludiamo con questa, ancora Leone X, guardate lo stemma dei Medici, qui non c'è più il profilo del Papa, abbiamo soltanto nella parte superiore San Pietro e San Paolo, con in mano le chiavi e con in mano la spada e i libri entrambi, perché sia Pietro che Paolo hanno scritto, Pietro delle lettere e a maggior ragione Paolo, e poi lo stemma pontificio sormontato dal triregno, tre corone,
e dalle due chiavi incrociate del sigillo pontificio, mentre sul verso si legge Vicit Leo de tribu Iude o Iuda, ha vinto il leone della tribù di Giuda, che è un rinvio simbolico a Gesù, che viene dall'angelo incoronato e con la zampa destra è su un globo, quindi praticamente un potere cosmico, sotto il nome della città, Roma, ma sotto Roma abbiamo il sigillo della banca Fugger, ancora il tridente dei Fugger. Io avrei terminato questa conversazione su Bindo Altovetti e su Jacob Fugger con tutte le implicazioni che dalla banca, dai capitali gestiti, dall'arricchimento, dalla committenza ha prodotto tutto quello che per noi oggi è testimonianza storica, artistica, ma che presuppone un investimento finanziario e un atto di mecenatismo, di committenza e di collezionismo. Non battete le mani, chi deve fare qualche domanda, almeno possiamo fare 5 minuti di pausa e poi io lascio la conversazione. Professore, grazie della sua bella. Volevo chiedere, come mai tutta questa araldica? Come? Araldica, tutte queste, ogni famiglia aveva questi simboli araldici. Come mai? Come si spiega questa forma araldica? Si spiega per confermare, da un punto di vista giuridico, artisticamente espresso, il potere acquisito, accumulato, gestito da famiglie. Per i medici sono le palle, i palleschi. E ancora oggi, i vescovi, gli arcivescovi e il Papa hanno uno stemma e un motto. Fino a 10 anni, una decina d'anni fa, con l'ultimo arcivescovo di Milano, sull'ingresso ufficiale del Palazzo Arcivescovile in Piazza Fontana c'era uno scudo con lo stemma cardinalizio, con le 30 fiocchi rossi del cardinale, perché secondo il grado i fiocchi cambiano. Il vescovo ne ha 12, l'arcivescovo ne ha 20, il cardinale ne ha 30, se non vado errato. E il Papa non ha i fiocchi, ha semplicemente il triregno con le chiavi e impostate sopra lo stemma. E lo stemma è scelto dal Papa, dalla persona, con il motto sotto. Lo stemma di Papa Montini, di Paolo VI, era 3, 2 e 1, tre montagne, stemma Montini. E il motto era In nomine Domini. Lo stemma di Papa Giovanni XXIII III era la torre del suo paesello, il leone di San Marco aggiunto come ricordo del patriarcato veneziano, e due colori, e sotto il motto Obedientia et Pax, obbedienza e pace. Ecco, vedete lo stemma questo è lo stemma di Montini, la cardinale. Alzi un pochino questo per favore. No, là in alto. Contate. No, torni indietro, i fiocchi in prima. Arrivo. No, torni indietro i fiocchi. Ecco. Contate quanti fiocchi sono? 3, 5, 6. 14, 15, 30. 30, cosa ho detto? 30 fiocchi. Il cardinale 30. L'arcivescovo invece ne ha 20 e il vescovo ne ha 12. Poi c'è il cappello a forma di galero o rosso i cardinali, verde i vescovi e gli arcivescovi e nero gli abati che hanno i fiocchi. Tutto questo arriva, non so fino a che punto,
Adesso sto esagerando, no, anzi non dovrei dirlo, perché dopo tutto quello che io dico qui viene registrato e diffuso, quindi non lo dico, questa volta non lo dico, se non mi danno del comunista, del protestante, del luterano, del calvinista. Professore, spesso lo può dire. E io rispondo a questi fondamentalisti e integralisti, unicuique sum, che se lo traducono. C'è qualcuno che vuole intervenire, qualche domanda, qualche obiezione, qualche aggiunta, qualche corollario? No? Possiamo salutarci? Se nessuno interviene, allora anticipo che concluderemo questo ciclo di incontri con due figure importanti, anzi con quattro figure, perché i primi tratteremo prima tre fratelli, figli di banchieri e due di loro banchieri professionisti francesi, di una famiglia di origine ebraica tedesca, alsaziana, e poi un italiano. Mi riferisco ai tre fratelli Reinach, a Josef, Theodor e Salomon Reinach, e a colui che è stato presidente e factotum della Banca Commerciale Italiana, Raffaele Mattioli. Dei tre Reinach sottolineeremo la figura di due, lo vedremo la settimana prossima, cioè quella di Theodor e quella di Salomon. Salomon era storico delle religioni, pubblicherà anche un testo intitolato Miti, culti e religioni nel 1907 a Parigi, e poi scaverà, condurrà degli scavi archeologici, aveva la possibilità di andare a scavare senza essere mandato da una facoltà con fondi di un'università o di uno Stato, e trovò delle cose splendide che, da signore e mecenate, figlio di banchieri, regalerà al Louvre. Vedremo la fotografia di queste opere trovate da Salomon Reinach, attualmente esposte al Louvre. Un altro fratello, Theodor, invece, si prenderà il gusto, lasciatemi usare questa parola, di costruirsi una villa in riva al mare, in Costa Azzurra, e più precisamente a Beaulieu-sur-Mer, accanto a Saint-Jacques-Ferrat. A Saint-Jacques-Ferrat c'era già la villa Effrussi de Rothschild, già i nomi vi dicono tutto. E a Beaulieu-sur-Mer, Theodor Reinach costruirà, si farà costruire, sul modello tra il pompeiano e il greco dell'Egeo, una villa in stile, oggi monumento nazionale visitabilissima e proprietà dell'Institut de France, a cui venne lasciato in eredità, ed è un museo. Si va a vedere i rosetti della villa Effrussi e si va a vedere la villa Kerylos a Beaulieu-sur-Mer. Io, in un viaggio che organizzai per la Fondazione Cardinal Colombo a Milano, in Provenza, agli inizi del 2000, degli anni 2000, concludemmo il viaggio del ritorno in queste due bellissime ville, arrivando in ritardo a Sanremo verso le 3 del pomeriggio per la colazione, non dico di mezzogiorno, ma doveva essere alle 13, e arriviamo con 2 ore di ritardo, perché quando c'è un gruppo, quando ci sono delle cose belle da vedere, è chiaro che si accumulano dei ritardi. Quindi la volta prossima ci soffermeremo. Per quanto riguarda invece Mattioli, il ruolo svolto da Raffaele Mattioli, se voi andate a Milano ancora adesso nelle Gallerie d'Italia, che occupano la sede della ex Banca Commerciale Italiana, entrata poi nella concentrazione di banche con l'Ambrosiano, con l'intesa con il San Paolo di Torino, con l'intesa di Milano, oggi la Banca Intesa San Paolo è una delle sedi della Banca Intesa San Paolo, in un isolato grandissimo che comprende addirittura anche la casa del Manzoni in piazza Belgioioso. Ebbene, in questo palazzo, dallo scorso novembre, è aperta una mostra intitolata proprio
banchieri. Io queste cose che sto dicendo oggi le avevo già pronte sullo schermo sul Carminetti da 4 anni. Io ho avuto la sorpresa di trovarmi questa mostra, né io sapevo, né loro tantomeno sapevano del sottoscritto, il che vuol dire che era qualcosa che girava nell'aria, che io avevo intuito, e qualcun altro insieme con me probabilmente ha intuito. Ebbene, si apre con i medici, anche noi abbiamo aperto con i medici, ma non con Cosimo e Lorenzo, noi abbiamo aperto, perdonerete il fatto che io abbia sottolineato il ruolo di Pigello Portinari a Milano, nel Palazzo Medici di Milano, nella sede della Banca Medici di Milano, per prestare i capitali a Francesco Sforza, al suo esercito e alla sua corte, con tutto ciò che ci è venuto poi di committenza, di mecenatismo e di collezionismo d'arte, architettura, pittura, eccetera. E si chiude a Milano con Raffaele Mattioli, con cui chiuderemo anche noi. Raffaele Mattioli, faccio solo un esempio, mostrino, è la figura che c'è sulla locandina che io ho suggerito di mettere con la mia presentazione. Raffaele Mattioli è un ritratto di Tallone, un artista della famosa della famiglia dei famosi Talloni, dei pianoforti. Ecco, Mattioli chiederà e otterrà dai monaci di Chiaravalle, che officino l'abbazia di Chiaravalle, dove il Giottino, quando Giotto andò a Milano per i Visconti, andò a affrescare la cupola, che si vede tuttora, ottenne di essere sepolto nel cimiterino dei monaci, dove neppure loro sono sepolti. E per dir grazie ai monaci di questa concessione, lui e la moglie sono seppelliti lì, chiederà a Manzù di scolpire una statua splendida, che è una delle testimonianze artistiche della scultura italiana del Novecento di primo ordine. Questa statua si trova nel transetto sinistro dell'abbazia di Chiaravalle, poco distante dalla porta aperta la quale ci si trova sulla tomba di Mattioli. Questa statua, attualmente, in questi giorni, in quest'ora, è esposta nelle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala come conclusione della mostra di cui vi ho appena parlato. Se avrete occasione di andare a Milano, non lasciatevela sfuggire perché è molto interessante. Loro, oltre ai medici che aprono e a Mattioli che chiude, hanno presentato dei banchieri tedeschi, dei banchieri inglesi, un banchiere inglese, un banchiere francese. Quindi è dal momento che dopo l'Expo del 2015 Milano è invasa da turisti stranieri, offrire una mostra sul banchiere, la committenza, il collezionismo con esempi europei, penso che sia stata opportuna, no? Vedete che io stesso ho voluto presentare Fugger e presenterò i Reinach, però noi siamo partiti quasi analogamente con i medici, cioè siamo dalla metà alla fine del 400 in poi, questo caratterizzerà non solo l'Italia ma tutta l'Europa, tutti i paesi dell'Europa. Basta, io ho terminato. Arrivederci, no, non battete le mani, per favore, ci salutiamo e ci rivedremo, Dio volendo, la prossima settimana. Grazie, arrivederci.